ho sentito un crampo, deve essere la fame. Stai zitto, stupido. Ma che fai? Che cosa canti, Canto solo io. Che ti è successo, Martin? A me? Niente. Ah, certo, per questo. No, è che Massimo mi ha fatto capire che devo essere chi voglio essere. Da oggi voglio essere un Rolling. Se a qualcuno non va bene, non importa. Con voi due va tutto bene, con te invece va tutto male. Sì, con te va male. Stavo appunto dicendo quanto sia fantastico Massimo, giusto? A me sembra un amore. A proposito, dov'è? Dovrebbe mangiare con Nella sua stanza da letto a dare lezioni alla signorina Flor. Eh? Che succede? Sei forse geloso? Geloso no, geloso no. No, neanche un po'. Sono curioso di sapere cosa stanno facendo quei due in camera. Sì, anche a me piacerebbe sapere cosa stanno facendo in camera da letto. Guarda qui, svengo! C'è già il bambino, Ninna! Il bambino, Evaristo, puoi servire se vuoi. Signore, ho qualcosa da dirle. Il generale e la signorina Delfina nascondono un segreto. Lei lo ha minacciato di venire a raccontare al signore chi è in verità il generale. Evaristo, ti prego, evita i pettegolezzi da maggiordomo, eh? Lorenzo è una brava persona. Certo, e io che penso... è una brava persona. Ha una fondazione, aiuta i bimbi, li dà da mangiare. Come fa a essere così sicuro? È uno dei suoi presentimenti? Perché ultimamente ha avuto molti presentimenti, mi sembra. Dimentica Lorenzo, per favore. Lingua va bene? Lunga, antipatico. Flor, veniamo a noi. Veniamo a noi. Buonasera, Conte Minimo. Buonasera, buonasera. Il cavaliere ti deve fare accomodare sulla sedia, Flor. Con le mani, con 10 dita, per fortuna. Florencia? Vuole una mancia? No, la sua mano con tutte le dita. Che pesante! Bene, eccoci qui. Oh, che bello! Questa cena è così romantica. Il tovagliolo non si sventola, si appoggia sul grembo. Sul grembo, davvero? E se mi sporco il collo, cos'è più fine? Una bella macchia di pomodoro o il tovagliolo legato al collo? Questa per me l'hai sbagliata. No, la cosa più fine è non sporcarsi per niente. Ecco cos'è fine. Allora, per favore... I gomiti no, i gomiti no. No, no, no. Cosa? No, sulla tavola no. I gomiti vanno attaccati al corpo, si appoggiano delicatamente gli avambracci. Sulla così. Tavola? La testa che guarda l'orizzonte e le spalle rilassate. E ora come mangio? Non si può, più che una cena è una punizione. Se ti vuoi trasformare in una dama, devi fare uno sforzo. E vai subito. E le mani sopra. Sopra dove? Gomiti su, mani su, giù, rilassate. Sopra dove? Sopra. Oh, guardatelo, lui serve prima l'uomo. Perché tu sappia, si servono prima le donne. Che maleducato. Ma guardatelo, guardatelo. Gli dà un'odorata tremenda. Ne prende un sorso pauroso. Questo non mi sembra molto fine. Lo sto degustando. Degustando, ma figurati. No, no, io non voglio, grazie, bevo solo acqua. Davvero. Bere del vino è una delle regole del mangiar bene e della buona tavola. Servila pure. Ah, così adesso per essere raffinati bisogna bere il vino. Ci mancava solo questo, ti prego. Ho degustato e sono disgustata lo stesso. Mi spiace. Qui non si sente niente di quello che stanno facendo. Sicuramente non le sta dando lezioni di canto. Lascia fare a me, ci penso io. Sì, Evaristo, volevo parlare con Massimo di alcune cose il importanti. Il mio signore che... è molto occupato e non può riceverla. Sei riuscito a vedere qualcosa? Sei riuscito, sì o no? E stia molto attento perché Evaristo osserva. Vede. Vigila! Non ho visto niente. Oh, no, te lo dico molto seriamente, Malala. Dobbiamo suggellare il nostro vincolo davanti alla legge. Ma perché, tesoro? Così stiamo perfettamente. No, non perfettamente, Malala. Perché se non sono tuo marito a tutti gli effetti, non posso disporre dei tuoi beni. Aiutarti coi tuoi beni. Ora che inizierai a lavorare, per esempio. A lavorare io? Sì. E con la serva? Ti viene in mente un'idea migliore? È questo che ti chiede la legge, mia regina. La legge? Ti risulta che io abbia mai rispettato la legge, ma ti pare? Già, è vero. L'odio, la odio! E ora che è successo con la serva, dimmi? Si è rinchiusa con Massimo nella sua camera. Mamma, Flor dorme anche con Massimo, io la ammazzo! No! Spettacolare, buonissimo, fritto misto, impressionante, una delizia, una bontà. No, 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 te l'ho già detto, solamente un lieve tocco sulle labbra, niente di più. No, un tocco sulle labbra, la smetti di urlarmi ogni volta che sbaglio, mi assordi. Va bene, scusami, però tu non fai che sbagliare in continuazione.
Concentrati, mangia come si deve, ce la fai? Mangia come si deve? Secondo me questa cena è stata piuttosto scarsa, davvero molto buona, ma un po' micragnosa, io sono sincera, micragnosa. Micragnosa? Sono porzioni piccole, linguaggio appropriato, senti, per favore. Senti, ora mi sono stancata, linguaggio appropriato, porzioni piccole, pulisciti la bocca, appoggia i gomiti, sono stufa, è un tormento, invece non di arrabbiarti e urlare come una bambina capricciosa, devi fare più attenzione. Devo fare sì, più? Sì, sì. Dimmi un po', tu non hai voglia di migliorarti nella vita? Signor Coster... No, devi bussare, Lorenzo. Bussi e speri che ti facciano entrare. Bussa. Avanti. Bravo. Bene, cosa mi hanno detto di non interrompere il mio signore? Sì. Porto una lettera del giudice. Per favore, leggila, Lorenzo. Sì, deve riguardare la rinuncia che ho strappato. Certo, certo, ovvio, perché il signore non sa che non è molto fine neanche strappare i documenti. Dico bene? È una conferma della sua tutela. Ah, sono felice. Dobbiamo brindare subito. E inoltre, le notificano che lei deve farsi carico dell'azienda di famiglia e lavorare al suo interno. Lavorare? Io? Che c'è? Ti ha preso un colpo? Non ha mai sentito lavorare, muovere un dito, fare qualcosa di utile? No, non capisci, non capisci. Com'è possibile che il giudice obblighi me a lavorare? Io la trovo una follia totale. È quello che penso anch'io, è follia. Ascolti, Massimo, Conte, deleghi. Deve iniziare a delegare. Ma smettila, così lo vizi ancora di più. Quest'uomo deve dimostrare di essere un uomo. Ma noi gli diamo maschere e guanti per evitare eventuali allergie. Non si indica col dito, è maleducazione. Ora siamo a ricreazione e non a lezione. Le mie lezioni sono per permanenti. Ogni momento della vita è una prova per dimostrare se sei una dama o no. Scusate, non erano lezioni di canto? No, sono lezioni di bon ton, ma insegnare a lei è come portare l'acqua con le mani. Grazie tante, ti ho chiesto discrezione o no? No, Flor, non te la prendere se ha parlato davanti a me. Siamo amici, anzi, mi offro anch'io per aiutarti. La sto davvero? Già aiutando io, Lorenzo. No, ma io lo dicevo perché lei dovrà lavorare. Non lo dire, per favore, lavorare no, non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Ma guardalo, dov'è finito il tuo discorso sul migliorarsi? Fino a un secondo fa era tutto io posso, tu puoi. Perché non provi a lavorare come un qualunque essere umano? Perché io sono il conte di Crico Ragazzi. E io sono Florence Santijan. Che c'è? Paura di non farcela? Paura? Io paura? Massimo Augusto Calderon della Hoya non ha mai avuto paura e non sa cosa sia la paura. E mi farò carico di tutto. Signore, la disconosco davvero, io la disconosco. Stazzico. Pronto? Flor, mi vuoi chiedere scusa per tutto quello che mi hai detto? Di cosa ti devo chiedere scusa? Massimo assumerà il controllo dell'azienda. Cosa? Lavati gli orecchi, siccome ha deciso di restare, dovrà lavorare. No, non può essere, si inserirà nell'azienda della nostra famiglia. No, Flor, lo sapevo che complottava qualcosa, ci affonderà. Beh, lo so, non sarà di grande aiuto, ma non è proprio inutile. Inutile o utile, Flor, sono sicuro che è un truffatore. Ti prego, stai sempre con lui, informati su tutto quello che fa, ok? A che serve? Non so neanche quanto fa 2 per 2. Non importa, Flor, non importa, fai quello che ti dico, per favore. Franco, non posso pensare a tutto io, te ne rendi conto? Senti, Franco, mi ha riattaccato. Perché? I can get no satisfaction. Martin, attento! Come va? Stai bene? Sì, che c'è? A che stai giocando? No, non sto giocando. È che ho parlato con il conte, ho parlato con Massimo e mi ha insegnato una cosa. Devo essere chi voglio essere. E va bene. Quindi adesso sono un Rolling. Non ti va a non guardarmi? Comunque, fermo. Conte Flora, un momento, tutto bene, vieni, tutto bene. Parliamo un attimo. No, Martin! Non parlo più, me ne vado. Adesso il conte mi sentirà quanto è vero che mi chiamo Florencia Fazzarino. Dove crede di andare, mi scusi? A parlare con il conte. Il conte Massimo Augusto ha una riunione privata con la signorina Delfina. Che? Mi ha chiesto espressamente di non essere disturbato da nessuno. Perfetto. Non lo disturberò in nessun caso, figurati. Ma che sta succedendo? Prima sta in privato con me e poi sta in privato con quella strega? Ah, che splendore, che meraviglia! I piccoli saranno molto felici di torta incremata che ha preparato personalmente Greta per loro. Ah, Herr Lorenzo! Aspettami un secondo. Sì? Bitte, lei può controllare che non succeda niente a torta? Io non voglio che i bambini mangiano prima che sia totalmente freddo. È tutto chiaro? Anne minute e stia tranquilla per la torta.
Allora, ti dicevo che ti spedirò un bel regalino, lo sai? Molto bellino, un regalo molto, molto speciale. Sì, e comunque sai che cosa ti manderò?